Ciao a tutti! Bentornati in un nuovo video di Cavallart dopo mesi! Ne sto approfittando adesso perché abbiamo assemblea, quindi non ho un momento di tempo. Ho visto anche un video che e dei commenti particolari che mi sono mi hanno fatto molto piacere sentire, e quindi mi è venuta la voglia di registrare e trovare l'ispirazione di parlare. Allora, perché siamo sparite in tutti questi mesi e non stanno uscendo nemmeno i monti vlog, che era l'unica cosa che usciva? Dunque, da come ho anticipato, anzi abbiamo anticipato su Instagram, sto avendo un blocco nell'editarli, nel senso che non riesco, cioè io li edito, li faccio, preparo i video, le bozze, ma non riesco a portarli avanti. E voi, ma no, dai, sforzati un minimo! Solo che comunque tra scuola manager e impegni vari, è difficile portarli avanti. Poi molto spesso ce l'ha principalmente il computer Rachele, perché per chi la segue su Instagram, Rachele sta portando avanti un suo progetto autonomo di fotografia e fa principalmente foto equestri, quindi foto sportive attinenti all'equitazione, quindi non c'è nulla di diverso. Si chiama Cavallart Production Photo, la gestisce solo Raki, io e lei continuiamo a gestire il canale e anche l'Instagram. Cosa vi volevo altro dire? Allora, adesso molti staranno chiedendo, ma il maneggio dei pony? Sì, me lo state dicendo da 2 anni, fisso nei commenti, e io dicevo sempre, stiamo preparando un video apposta per dirvelo, e non c'è mai stato il tempo di fare questo video, scusate. Allora, abbiamo annunciato abbiamo detto qualcosa su Instagram, so che non tutti hanno Instagram, quindi lo diremo anche qui. Allora, c'è stato un problema durante poco prima del lockdown. Praticamente a scuola avevamo fatto un laboratorio proprio di stop motion, dove ci avevano richiesto un tipo, proprio un recinto. Terra chi l'ha preso per il suo gruppo, e solo che quando hanno detto tra 2 settimane torniamo, ovviamente sappiamo com'è finita, e l'abbiamo recuperato solo a marzo, quindi un anno dopo, quindi a marzo 2021, due mesetti fa siamo riusciti a recuperarlo, una cosa del genere. E quindi dopo siamo riusciti a recuperarlo, e voi penserete, sì, allora se mancava solo il recinto, ricominciate, riprendete. Per chi non lo sa, noi adesso abbiamo cambiato casa, nel senso, dove stavamo prima era casa di nostra grandma. In conseguenza qui siamo in una casa molto più piccolina, ristretta, dove ovviamente non ci sono gli spazi. E voi, ma allora andate da vostra nonna quando fate le riprese? Sì, ma il problema è proprio un casino farlo. Beh, tutto ciò non sappiamo, noi abbiamo una forte voglia di riprendere, perché comunque è una cosa che amavamo fare e ci piace tantissimo fare. A me piace fare queste cose da sempre, non è una cosa che voglio mollare tutto, molti mollano perché si è cresciuti, ma secondo me non è una questione di crescere, è proprio una questione, è proprio un lavoro, cioè per il mio è come un piccolo lavoro. Di conseguenza non sappiamo se tutto ciò riprenderà presto, a breve, non ne ho la più pallida idea, non ve lo so dire. Però non è una cosa abbandonata, sappiatelo, noi non sappiamo quando riprendere tutto, dobbiamo fare anche un sacco di cose, non riusciamo a farle. Bene, scusate la... Perdonateci l'assenza, tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ok, e questo è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!